Un saluto a tutti i subacquei, sono Giuseppe Tortorella e vi faccio vedere questo fucile che si chiama Blade e l'ha creato un mio amico che si chiama Claudio Rizzo e questo è il fucile prima del TRX. Poi da qua sono venute delle belle idee per poi realizzare l'altro fucile. Questo fucile era spettacolare, stavo scendendo su un relitto dove ci stavo, avevo avvistato delle spigole, ma spigole esagerate che andavano dai, diciamo dai 6 kg ai 8-9 kg. E mentre scendono ne passano 3 o 4, e mentre stanno passando nell'acqua torbidissima, perché era veramente torbida torbida, mentre stavo scendendo cercavo di capire e vedere queste spigole, all'improvviso compare questa ricciola. Sparo, si incastra il mulinello. Probabilmente l'avevo avvitato al contrario, non riuscivo a sbloccarlo in nessuna maniera. Questo pesce inizia a tirare in una velocità mostruosa, non riesco a sbloccarlo. A un certo punto si sblocca di botto e vado verso la risalita. Infatti, sentite il mulinello come tira. E praticamente inizio a arrivare a cercare di salire prima possibile per paura di finire il filo da dentro il mulinello, perché non era un mulinello abbastanza grande da poter contenere tantissimo filo. Però questo prototipo aveva questo problema degli elastici, come sono tutti quanti in bando, e rischiavo pure che si imparruccasse il filo in testata. Quindi ho mollato il mulinello, ho preso il fucile in testata e poi ho iniziato a tirare a una velocità che non ve lo dico proprio. Fortunatamente c'è un amico, Andrea Annunziata, sul gommone, che a un certo punto gli dico di buttare l'ancora, poi di buttarsi per dargli un altro colpo. E niente, godetevi queste scene. Mi raccomando, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi a questo canale, è importante. Un saluto e godetevi il resto del video. Ciao. Le spigole erano grosse, ma la ricciola era enorme. Ora l'ho attaccata. Dobbiamo lavorare un attimo. Ma è grosso, non si muove il mulinello, non so che cazzo è adesso. Però qua la devo attaccare un po'. Mamma mia. Mi sta trascinando. Non so dove l'ho colpita, ma penso bene. Allora, a un certo punto ho detto, ma mollo il fucile perché non si riusciva a mollare il mulinello. Che partita! Stavo nelle spigole ed è con una ripresa. 8-9 kg l'uno, 4. Una ricciolina da oltre 30 kg. Mi sta tirando. Mi levo le pinne. Sì. Lascio il fucile, c'è la presa e cerco di lavorarlo, in modo che se fosse servito un altro aiuto, ok? A proposito, mi raccomando, se vi dovesse capitare di prendere un pesce grosso, quando prendete i fili con le mani, state sempre attenti che non si imbroglia un filo vicino a un dito, perché quando iniziano a tirare questi pesci grossi riescono a trascinare anche due persone nel fondo. E quindi praticamente state sempre molto attenti, anche perché utilizziamo ultimamente dei fili molto sottili ed è difficile prenderli in mano e poi si possono legare facilmente intorno a una mano. Quindi state sempre molto 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 attenti. Per appassionati del fucile Rizzo, un piccolo pesciolotto, si vede abbastanza. Sì. Mi serve il coltello, Che pescare non c'è. Meno male che un certo punto si è aperto, perché sennò io non solo non prendevo il fucile, prendevo pure il. E onestamente questo fucile era un peccato, perché questa è un'opera d'arte, fatta da Rizzo.
noi dobbiamo rimettere a posto degli appassionati. Questo è un fucile tutto strano, c'è una con tre coppie sotto e il sistema Volcan, che sarebbero queste due nodi che ho fatto qua. Mi parla una botta esagerata, andate su e spesso quanto una mano perché è meno. Non per nada. Grande Rizzo, anzi sempre grazie Rizzo. Siamo contenti, abbiamo preso questo pesciotto finalmente. Non è grandissimo, però noi ci accontentiamo, vero? Ci è spento, sì. Ci accontentiamo, ci accontentiamo. Spegni il monitor, ma ci accontentiamo. In realtà che le spigole erano grosse, perché erano pesci che erano dai 7-9 kg, stavano vicino a... stavo sparando quelle. Però... è comparsa questa, ho detto, vabbè, prendiamo questa. La spigola la prendiamo un'altra volta. Tanto. Ci stanno sempre. Oggi o domani, non cambia niente. Vabbè, è stato un piacere. Alla prossima. Giuseppe Tortorella e Andrea Annunziata. Giratore. Grande pescatore, grande pescatore.